Amici appassionati bikers, ben ritrovati a tutti al quarto appuntamento per quanto riguarda il circuito Robie Cup 2014. È il lunedì di Pasquetta e siamo, come ormai è consuetudine, a Via Danica, dove c'è in palio questo 29esimo trofeo alla memoria di Alessandro Plevani. Una delle più, diciamo così, datate gare per quanto riguarda le gare che rientrano nell'ambito del circuito Robie Cup e che ormai, come dicevo, è consuetudine, si gareggia il lunedì dopo Pasqua. Forse perché tutti devono smaltire la colomba e, diciamo così, le uova, insomma, di Pasqua, si sono dati appuntamento in più di 300 e questo è davvero un gran bel appuntamento. Tutto considerato, e considerato soprattutto che la giornata era di quelle nefaste, perlomeno per quanto riguarda il tempo, visto che pioveva abbastanza con intensità, è piovuto con intensità su quel di Via Danica per tutta la durata della gara. Più di 20 km, poco più, poco meno di 20 km per quanto riguarda il percorso, un giro un pochettino più breve invece per quanto riguarda la categoria esordienti allievi, che, delle quali vedete le partenze sia per quanto riguarda il settore maschile, questo invece è il settore femminile. Dunque una settantina di atleti in gara per quanto riguarda il settore giovanile, per poi concentrare la nostra attenzione con le immagini. Queste sono in particolare di Battista Merisio, poi ci saranno quelli di Emi Moretti e del sottoscritto, che vi racconteranno per filo e per segno, stretching intanto, tutto quello che succederà in questa 21esima edizione del trofeo La Memoria di Alessandro Plevani, organizzato dal gruppo sportivo di Via Danica. Erano tanti, tantissimi, e una novità assoluta la presenza di un certo Johnny Cattaneo, che solo a dire il nome, insomma, fa capire come per i portacolori del Club Italia, nonché del team SL San Marco Trek, lui appartiene alla categoria Elite, fa capire come appena può il bergamasco, vi ricordo che lui abita in Val Brembana e in particolare appunto a lui dedicano gli amici della Val Brembana, dedicano una gara proprio al suo paese. E allora ecco che appena può riesce, appena naturalmente gli impegni glielo permettono, impegni internazionali dovuti anche agli sponsor certamente, lui viene a gareggiare proprio qui sul terreno amico. Allora, vi dicevo, 200-300 compreso il settore giovanile, 298 mi pare la partenza, ne arriveranno circa 200 dei master e una settantina dei giovani, qualche ritiro dovuto a incidente, qualche fuoriuscita dal tracciato, qualche sbucciatura, niente di grave per fortuna, e questo era quello che più contava. C'è qualcuno che cerca, come Claudio Zanoletti, la concentrazione, ed ecco qua il via. Vi ricordo prima di questa gara che il leader, quello che veste la maglia gialla di leader della classifica assoluta per quanto riguarda i tempi, è niente poco di meno che un certo Oscar Lazzaroni, che anche oggi è atteso a recitare il ruolo di protagonista, anche se naturalmente Johnny Cattaneo lì davanti per lui sarà davvero un osso duro. Partenza dalla parte bassa del paese di Via Danica, le immagini su un mezzo da parte del nostro Battista Merisio, che accompagneranno per un bel tratto la gara queste immagini in movimento e che racconteranno appunto il passaggio dei bikers. Queste invece sono immagini registrate al passaggio, proprio dove era il sottoscritto, e poi vedremo più avanti proprio in questa zona, dopo aver terminato il primo giro, il passaggio di tutti i bikers che, vi dicevano, appartengono ai più svariati gruppi sportivi per quanto riguarda appunto il mondo dei bikers. Li lasciamo scorrere per poi ritornare con voi fra poco, quando vi documenteremo ancora, anche attraverso il commento, quello che sta succedendo. We'll be right back.
Abbandonato all'autovettura, il nostro Battista Merisio si porta in un posto, vedete qui ci sono i primi passaggi di ritorno, perché in pratica i bikers arrivano in cima alla diciamo nella parte non massima, però quella un po' più elevata, perché dove c'è la cappella degli Alpini qui di Via Danica, per poi compiere un'inversione a U e ritornare sulla strada dove vedete gli ultimi stanno ancora transitando. Naturalmente questi sono i primi, ma la gara è partita, finora dei 21 chilometri se ne sono diciamo così disputati e svolti soltanto 4, e dunque ben lontana dall'essere ormai definita, anche perché adesso proprio spostandosi sulla destra del tracciato, e vedremo le immagini fra poco del nostro Battista Merisio, ci si inoltra in quello che è diciamo così una delle più impegnative salite dell'intero panorama per quanto riguarda appunto il circuito Robbie Cup. Naturalmente ce ne sono altre, ma anche questa di Via Danica non è assolutamente da sottovalutare. Ecco, come vedete dalle immagini, siccome il fondo è bagnato, soprattutto tutti cercano di non andare a cercare cadute, perché su quei sassi che ci sono e che naturalmente compongono e danno anche un aspetto molto bello a questa frazione che è stata di Via Danica, che adesso io non so come si chiama, ma che è stata tutta rinnovata, però è altrettanto vero che sono davvero pericolosi. Intanto qualcuno deve già abbandonare le velleità che al limite potevano esserci, perché come potete vedere il guaio meccanico è sempre dietro l'angolo. Eccoli qui, qui dove pratica prendono la strada sulla destra e vanno a inerpicarsi su quella che è una salita molto impegnativa. Il nostro Battista Merisio poi le coglierà, ecco, coglierà le immagini di ritorno, queste vedete con quale prudenza stanno scendendo, stanno rientrando quasi nell'abitato di Via Danica, e poi adesso ci sarà un po' di sterrato che poi il pane, se vogliamo, il pane quotidiano dei bikers per quanto riguarda appunto le loro performance. Qui rientrano, attraversano questo ponticello e poi vanno ad affrontare questo tracciato. Qui la salita è meno impervia, impegnativa, ma non più di tanto, e appunto queste immagini ci raccontano di questo passaggio.
noi adesso ci spostiamo invece sul traguardo, perché ci sembra giusto raccontarvi che cosa succede anche nelle categorie giovanili, perché queste immagini si riferiscono proprio alla conclusione della gara. Vi dicevo, un giro lungo, ma soltanto un giro per quanto riguarda la categoria esordienti e allievi. Allora iniziamo a darvi la classifica appunto per quanto riguarda la categoria esordienti del primo anno, dove qui si è registrata la vittoria di Lorenzo Ferrario del Triangolo Lariano con il tempo di 35.49, al secondo posto Davide Zanoletti dell'Orobie Cup, al terzo posto Alex Pelliccioli della scuola mountain bike di San Paolo d'Argon, quarto Mauro Colleoni dell'Orobie Cup mountain bike, al quinto posto Davide La Fisca della mountain bike di Parri. Questo per quanto riguarda gli esordienti al primo anno, mentre per quanto riguarda quelli del secondo anno ha vinto Riccardo Caspani della Val di Dentro Bike Team, al secondo posto Luciano Rota della scuola mountain bike di San Paolo d'Argon, terzo Michele Ghilardi della polisportiva sorrisolese scuola mountain bike, quarto Nicola Carobbio della Robbie Cup, al quinto posto Simone Grigis della Speed Bike Serio, eccolo qua il nome giusto di questa società che stiamo scoprendo proprio in questa stagione. La categoria femminile degli esordienti ha visto la vittoria di Martina Bassi della SD Team Bramati, al secondo posto Michela Curti della Val di Dentro Bike Team, al terzo Samantha Pesenti della Mountain Bike Felice Gimondi, il quarto posto Noemi Rota della Puntina Mountain Bike e quinta Manal Astur della scuola mountain bike di San Paolo d'Argon. Nella categoria invece allievi primo anno vediamo la vittoria che è andata a Manuel Gritti della scuola mountain bike di San Paolo d'Argon, secondo Stefano Algeri dell'Orobie Cup mountain bike, terzo Carlo Guercileno del team Alba Orobie Bike, quarto posto per Daniele Beretta della scuola MTB San Paolo d'Argon e quinto Andrea Erdani Locatelli della polisportiva sorisolese. Per quanto riguarda invece gli allievi del secondo anno, ancora una volta bisogna registrare la vittoria di Nikita Oleksenko del team Bramati, al secondo posto Stefano Zini della polisportiva comunale ghisalbese, terzo Thomas Giuliani della sorisolese, quarto Dario Gargantini del team Espreafico, quinto Gianluca Pedroni della polisportiva comunale ghisalbese. E adesso dobbiamo parlarvi della categoria femminile delle allieve, che ancora una volta scrive nell'albo d'oro di questa 21esima edizione del Trofeo Memoria di Alessandro Plevani il nome di Giada Carminati della MTB di San Paolo d'Argon. Secondo posto Katia Moro della Hydro Dream Bianchi, al terzo Marta Bassani della SD Team Branati, quarto posto per Chiara Campolo della scuola di San Paolo d'Argon e al quinto Giulia Ferrazzini del team bike Rock. E come vi dicevo, queste immagini vi documentano proprio in proposito. Allora, visto che ci sono, c'è ancora qualche arrivo, noi lasciamo scorrere ancora un po' di queste immagini prima di entrare nel dettaglio della gara dedicata ai Master Senior.
e magari dilungandoci un po', però ci sembra giusto aver dato spazio anche ai ragazzini, che è il futuro mountain bike. Andiamo a concentrarci invece al passaggio sul traguardo al termine del primo giro, e vedete che qui le cose cominciano veramente a cambiare, con Johnny Cattaneo che affiancato prima, diciamo così, affiancato Oscar Lazzaroni, poi l'ha superato e durante, diciamo, la fase conclusiva del primo giro è riuscito a guadagnare una manciata di secondi. È proprio a 100 metri dall'arrivo, prima di questa rampa che poi vedremo nella parte finale del nostro commento, il transito, c'è l'arrivo, il passaggio al primo giro e poi ci sarà anche l'arrivo, e dicevo a 100 metri c'è proprio la situazione, è proprio questa. Primo Johnny Cattaneo con 12 per la verità su Oscar Lazzaroni, al terzo posto c'è Luca Botticini, poi abbiamo visto nell'ordine, non so se è giusto dirlo nell'ordine o meno, Ivan Testa, Manfredi Zaglio, Filippo Giuliani, c'è Mattia Faglia e il fratello Michael Faglia del team Corte Franca, che sono nelle primissime posizioni. Questi i primi al diciamo, ecco, vedete là nella parte alta del teleschermo il pallone gonfiato, gonfiabile, che dice che in cima a questo strappettino veramente impegnativo, lo posso garantire, c'è l'arrivo. Dunque queste immagini sono registrate a circa 100 metri dal passaggio. Poi invece al termine della gara naturalmente vi daremo l'arrivo proprio sotto lo striscione, quel pallone, dicevo, quel gonfiabile di cui vi dicevo poc'anzi. Questa è la situazione quando siamo, per la verità, un po' diciamo un po' meno del primo passaggio, perché effettivamente il secondo passaggio sarà un pochettino più lungo, insomma circa 1,5 km in più da quello che mi è stato detto. Poco importa, eccolo là il gonfiabile al termine di questa rampa, che è davvero impegnativa per gli ultimi 150 metri. Allora lasciamo, come abbiamo fatto prima, scorrere ancora un po' di immagini e ritorneremo fra poco a documentarvi la posizione in cui siamo e soprattutto il passaggio dei bikers. We'll be right back.
avete visto, state vedendo man mano i bikers transitavano, Emi Moretti con la sua telecamera è risalita quasi vicino allo striscione d'arrivo, mentre qui con le immagini siamo nel corso del secondo giro. Questa è una delle frazioni di Via Danica, leggermente prima della parte centrale, del nucleo centrale del paese di Via Danica. Via Danica che vi ricordo conta 1250 abitanti circa, e qui vediamo il passaggio molto suggestivo su questa stradina, e vedete che Johnny Cattaneo mantiene il distacco aumentato circa 30 secondi nei confronti di Oscar Lazzaroni, e terzo il portacolori con la maglia azzurra e la maglia del campione italiano per il team Corte Franca, Luca Botticini, davvero bravo. Poi un gruppo di 7-8 bikers, forse anche qualcuno in più, fra i quali, come vi dicevo, ci sono i fratelli Faglia, c'è Marco Madaschi, Michele Bonacina, insomma i migliori, c'è anche Nicola Zanoletti, poi abbiamo visto anche Marco Villa, Luca Signori, insomma, poi Cristian Boffelli, davvero i migliori tutti lì a inseguire, anche se il distacco nei confronti di Johnny Cattaneo ormai per loro supera il minuto e mezzo appunto di orologio, mentre resiste, cerca di resistere. Il distacco a questo punto io l'ho cronometrato, era di circa 32 secondi da parte di Oscar Lazzaroni nei confronti del portacolori del team SL San Marco. Lasciamo scorrere ancora queste immagini e poi andremo in un posto che vi documenteranno le immagini e cercherò di di spiegarvi appunto dove si tratta. Ed eccoci qua, come vi dicevo anche dal commento precedente, siamo in particolare in quello che è il campo, chiamiamolo ricostruito proprio per gli allenamenti, della Xevo, società che importa un noto marchio appunto che è la Xevo spagnolo, di biciclette spagnole, la guidano i fratelli Carminati, questa società, loro credono parecchio, sono, tanto per dirvi, gli sponsor del campione italiano Master, vale a dire Mirko Celestino, ma hanno nel loro arco frecce importanti, insomma, che possono essere annoverate e che difendono i colori appunto di questa gloriosa, ma giovane, ma soprattutto vogliosa società di affermarsi anche in campo nazionale e internazionale. Qui praticamente dietro, davanti, ecco lì dove avete visto quel fabbricato, c'è la sede della Xevo. Loro naturalmente vendono biciclette, vendono tutti i prodotti che servono per la bicicletta, la componentistica, oltre che naturalmente le biciclette stesse, e dietro, per far testare ai propri clienti ma anche ai propri amici, insomma, quella che è, diciamo così, il mezzo che stanno proponendo in vendita, hanno creato, beati loro che possono farlo, hanno a disposizione questo terreno e hanno creato questa pista permanente, perché questa è permanente, con questi ostacoli creati anche artificialmente per mettere alla prova appunto i bikers. Vedete il ponticello, ci sono degli ostacoli creati, eccetera, che creati ad hoc, che possono servire, lo vedrete anche qui, ci soffermeremo parecchio con le nostre immagini, che possono servire per testare tutta la componentistica della mountain bike che si ha in mano, che si è presa o che si è sistemata, che so io.
Allora, intanto, mentre avete visto transitare Johnny Cattaneo, ci è sbucato talmente veloce all'improvviso, perché qui il suo vantaggio è già nell'ordine di un minuto circa, è il vantaggio di Johnny Cattaneo nei confronti di Oscar Lazzaroni, proprio qui è già aumentato di un minuto circa, e dunque c'è sbucato quasi all'improvviso, anche perché non c'era davanti la motocicletta e si è dovuta fermare prima per ragioni anche di non entrare in quello che era un tracciato ben definito, non ce n'era assolutamente bisogno, e allora c'è arrivato alle spalle improvvisamente Johnny Cattaneo, l'abbiamo colto in diversi momenti. Il vantaggio del portacolori della Valimagna è di un minuto circa nei confronti sempre del portacolori della Composite Racing, VR Composite Racing, vale a dire Oscar Lazzaroni. Dietro a loro due, però distaccato un po' di più, c'era Luca Botticini, e poi ancora un po' di ritardo per sempre quel quartetto. Adesso mi è parso di vedere che lì fossero soltanto i quattro che inseguivano, e poi c'era un altro buco di 30-35 secondi dove si accalcavano tutti gli altri, o perlomeno gli immediati inseguitori. Le immagini ci documentano di questo ostacolo creato ad hoc, vedete il ponticello creato per scendere e mettere, diciamo così, anche e testare, provare soprattutto anche l'equilibrio dei bikers, davvero bello. Ma vedrete quando ci sposteremo, ecco là in fondo dove ci sono quelle piante, con le immagini lì c'è veramente un bel passaggio. Allora, siccome qui ci siamo soffermati, oserei dire abbastanza a lungo, ma il tracciato lo meritava, e soprattutto lo meritavano tutti i bikers di essere più o meno visti, allora ci siamo soffermati un po' di più per raccontarvi anche dell'abilità, non soltanto dei primi, non soltanto dei più bravi, ma anche di chi arriva dietro, perché devo dire che tutti hanno e devono avere lo stesso bravo. Corto, perché poi ci siamo
indicativamente al 17° chilometro del tracciato. E la situazione non ve la sto a ripetere perché vede sempre in testa Johnny Cattaneo, davanti a Oscar Lazzaroni, a Luca Botticini, e naturalmente questi sembrano già tempi e passaggi già ben definiti, perché Johnny Cattaneo ha un minuto di vantaggio nei confronti di Oscar, lo stesso Oscar ha circa un minuto, forse qualcosina in più di vantaggio nei confronti di Luca Botticini, e dunque poi vi documenteremo al traguardo. Io direi qui possiamo lasciare scorrere ancora delle immagini, perché effettivamente sono immagini che meritano di essere viste e soprattutto essere così guardate, con quello che è possibile fare con questi mezzi, davvero, davvero immagini che ci documentano la potenzialità di queste biciclette. We'll be right back.
E come potete vedere, da qualche secondo ci siamo portati verso l'uscita del tracciato. C'è chi, ecco, vedete questo bikers a piedi, senza, completamente senza catena, l'ha persa, tra l'altro non sa dove l'ha persa, e dunque per lui gara finita. C'è chi entra, deve entrare ancora nel tracciato perché non tutti sono già arrivati, c'è chi esce e va a intraprendere la strada che attraverso ancora i prati della parte bassa del comune di Via Danica li porteranno a questo che è il classico passaggio, il guado del torrente, non ditemi come si chiama, ve l'hanno detto anche stamattina ma non mi ricordo più, stamattina perché sto commentando proprio di domenica sera, e dicevo di lunedì sera per la verità, il giorno di Pasquetta, e dicevo che appunto c'è questo classico, il guado, e che i bikers sono stati fortunati, perché io da quando seguo questa manifestazione mi ricordo che in pratica questo guado, forse in questa occasione, in questa edizione del trofeo Plebani, è forse uno dei momenti in cui c'è poca acqua, perché al di là di tutto, ecco, forse lì nella parte centrale qualcuno sale sulla destra e lì è un pochettino più alta, però di acqua non ce n'è molta, però ci sono stati degli anni in cui attraversarlo era davvero problematico, l'acqua arrivava quasi alla sella della bicicletta, allora tutti lì a spingere, ne avevano approfittato, ne hanno approfittato anche in questa occasione naturalmente per cercare di ripulirsi un po' dal fango e ripulire anche quelle che sono quella che era il proprio mezzo. Allora, a questo proposito io direi, visto che poi il tempo sul traguardo non sarà molto perché siamo già ben oltre, no, abbiamo ancora un po' di spazio, allora facciamo così, lasciamo andare ancora un po' di immagini e poi rientreremo sul traguardo per darvi le varie classifiche. E qui con le immagini andiamo a circa un chilometro dal traguardo, forse nemmeno, praticamente qui adesso affrontano una breve discesa, attraverseranno ancora un paio di volte il torrente che abbiamo visto prima e poi andranno nella zona dove abbiamo visto il primo passaggio per poi salire al traguardo.
Ed allora, proprio per questo, noi ci tuffiamo con le immagini fra pochissimo sul traguardo per vedere l'arrivo che per la verità è sfuggito al nostro operatore, qualche responsabilità ce l'ho anch'io, ce l'abbiamo tutti insomma, anche perché la giornata era veramente infame per quanto riguarda le riprese, ombrello in mano insomma e cercare di mettere a fuoco per quanto si poteva era davvero veramente difficile e purtroppo non siamo riusciti a cogliere, vedete sì l'arrivo c'è, però eccolo, l'avete visto lì, l'avete intravisto, Oscar chiedo scusa per la classifica assoluta, Oscar Lazzaroni sta arrivando adesso per la classifica assoluta, la vittoria è andata a Johnny Cattaneo del team Selle San Marco Trek, al secondo posto Oscar Lazzaroni, al terzo Luca Botticini e poi via via tutti gli altri, però io volevo darvi la classifica per categorie iniziando con la Top Master che ha visto la vittoria di Oscar Lazzaroni, vi do i primi tre perché sono tante le categorie, al secondo posto Luca Botticini e al terzo Michael Faglia. Per quanto riguarda invece la categoria Elite Sport 1, la vittoria è andata a Mattia Faglia, il fratello di Michele, al secondo posto Manuele Onofri, al terzo Simone Valsecchi. Per quanto riguarda invece la Elite Sport 2, qui è stato Stefano Rizza dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Boario a mettere il sigillo sulla vittoria, ha battuto Matteo Cominotti del Racing Rosola Bike, al terzo posto Cesare Carminati del team Bramati. E adesso andiamo a vedere le sei categorie Master, dove nella Master 1 la vittoria è andata a Marco Malaschi della Composite Racing, al secondo posto per Marco Villa della Val Cavallina Lovato, al terzo Luca Signori. Nella Master 2 la vittoria qui a Luca Paniz del team Biciaio, al secondo posto Stefano Bonanei, atleta della Valseriana, Val Cavallina Lovato Electric Axevo, terzo Meriel Vecchiarelli della Polisportiva Comunale Ghisalbese. Nella Master 3 invece è stato Ivan Testa della TRT T3 STA Racing Team, insomma questa società con un nome infinito che io direi la chiamiamo solo TRT e tutto finisce lì. Ivan Testa che è riuscito a battere Michele Bonacina della Valcavallina secondo e Clivio Amigoni del team Morotti che è giunto terzo. Nella Master 4 è stato Cesare Moro invece della Robbie K a mettere il sigillo, al secondo posto Gian Michele Pasinelli della Tokens Cicli Bettoni e al terzo Fabrizio Baggi. E continuiamo la disamina, per la Master 5 è stato Natale Bettineschi del Boario SD a vincere, al secondo posto Claudio Zanoletti dell'Orobie K, al terzo Renato Colleoni della VR Composite Racing. Ci resta ancora la Master 6 da visionare e qui la vittoria è andata a Lorenzo Lemoni del Senza Freni Mountain Bike Club, secondo Osvaldo Turotti della RS Bike, al terzo Italo Rota della Cicli Pesenti Team. E poi per quanto riguarda appunto ancora le categorie Senior Master e Junior, a proposito di Junior, la vittoria di Nicola Zanoletti che comunque ha ottenuto un buon sesto posto nell'Orobie K Mountain Bike, che ha preceduto i compagni di squadra Luca Maurici II e Cristian Perico III. Per quanto riguarda poi la categoria femminile, atlete di un certo spessore, non erano molte in gara 11 nella categoria femminile, categoria unica, ma ha vinto Marta Pastore della FRM Factory Racing Team, al secondo posto Ines Gutierrez della Nazionale Argentina e al terzo posto Simona Bonomi della Mountain Bike di Parri. Le immagini ci dicono che il filmato ve l'abbiamo proposto in tutti i sensi, andiamo anche noi a concludere e a ricordarvi che vi abbiamo proposto questa 21esima edizione per quanto riguarda il circuito Orobie K. L'appuntamento, 21esima edizione del trofeo Alessandro Plevani, l'appuntamento è per la gara di entrati con la Valcavallina Superbike, come è chiamata, che si svolgerà domenica 4 di maggio. Questo è tutto, mentre vedete Michele Bonacina che va a cercarsi una doccia, questo è tutto per quanto riguarda questa prova, non mi resta che ringraziare tutti voi per essere stati con noi e darvi l'appuntamento a fra una quindicina di giorni.